Salve a tutti e a tutte, sono Livia Capasso, sono una storica dell'arte e voglio parlarvi delle pittrici di rose. La rosa è una tematica che ricorre in questo nostro nono convegno di toponomastica femminile. Anche le artiste sono una tematica di questo convegno e abbinando i due argomenti voglio appunto parlarvi di tutte le pittrici, almeno scegliendo quelle più importanti, quelle che insomma mi sono piaciute di più, che hanno disegnato rose. E ho bisogno per questo di condividere lo schermo con voi. Allora, la rosa è il fiore più rappresentato dai pittori che hanno dipinto fiori. Mi piace iniziare con una frase di Henri Matisse che ha detto: "Non c'è niente di più difficile per un pittore del dipingere una rosa, perché prima di tutto deve dimenticare tutte le altre rose che sono state dipinte prima." Ecco, la rosa è un fiore molto frequente nelle nature morte di floreali, perché è il simbolo per eccellenza del fiore, dell'amore. La rosa è il fiore più bello, più fascinoso, più ricco di petali, più variegato nei colori, più profumato. E per questo è stato anche molto rappresentato dalla rosa antica di Pompei alla Villa di Livia a Prima Porta, alle Madonne del Roseto, alle tante Madonne del Roseto, ai dipinti di Botticelli, di Van Gogh, di Monet, di Boldini, di Balla, fino ad arrivare a De Pisis. Naturalmente a me adesso interessano le pittrici che hanno dipinto le rose. C'è una varietà di modi di dipingere le rose. Ci possono essere delle rigogliose, sontuose, ricchissime nature morte, come possono essere anche delle rappresentazioni scientifiche del fiore, analizzate nei minimi dettagli. La rosa può essere rappresentata da sola oppure nei vasi o nei cesti, insieme ad altre composizioni floreali. L'importante però è che la rosa dipinta non appassisce mai. Ecco, questa è una cosa che mi è piaciuta e quindi la ripeto volentieri. Allora, cominciamo questo excursus di pittrici di rose da Giovanna Garzoni, che è una delle pittrici più note nel campo delle nature morte. È una pittrice nota, ma ha avuto anche grande successo, ha avuto grossi committenti molto importanti. È stata ricca e famosa al suo tempo, amica di Artemisia Gentileschi. E le sue composizioni floreali sono note per essere molto ricche e variegate. Qui una rosa è stranamente poggiata su una ciotola contenente dei piselli. Quindi questo accoppiamento piselli e rose mi sembrava abbastanza particolare. Andiamo avanti e troviamo qui una olandese, Maria van Osterwijch, che è stata alunna del maestro di nature morte famosissimo Van Aalst, che addirittura fece a Maria una proposta di matrimonio, ma Maria avrebbe accettato se con la condizione di poter continuare a dipingere, no? Il pittore rifiutò questa condizione e il matrimonio non si fece. E Maria ha continuato a dipingere, avendo comunque grande successo. E quindi qui abbiamo una sua bellissima composizione con rose ed altri fiori. C'è anche una conchiglia appoggiata sulla mensola. Qui invece c'è uno studio scientifico del fiore. Sto parlando di Anna Maria Sibilla Merian, che è stata una grande botanica ed entomologa, studiosa di insetti, ed si è interessata molto all'evoluzione dal bruco alla farfalla. E per i suoi studi è stata anche qualche anno a studiare la flora e la fauna locale nella Guyana olandese. Al suo ritorno ha scritto poi un libro, Il libro dei fiori, che è servito molto anche alle giovani aristocratiche
pratiche che dovevano che ricamavano, che era un'occupazione molto frequente nelle ragazze del tempo, e nei tessuti, nei ricami del tempo erano molto frequenti i fiori e soprattutto le rose. Allora, qui siamo in un gusto che è ancora più in là del barocco, che è il rococò. E abbiamo due sorelle, Rachel Ruysch, due sorelle olandesi, Rachel Ruysch e Anna Ruysch. Allora, Rachel ha firmato tantissime opere, sono più di 250, tutte molto sontuose, molto ricche. E sappiamo per certo le sue opere perché aveva l'abitudine di firmarle. No. Cosa che invece non faceva Anna Ruysch, perché per cui di lei abbiamo poche opere certe. Guardate queste composizioni strabordanti di fiori, no? Che addirittura escono fuori dal vaso e si inclinano sui tavoli su cui poggiano, in un ricco cromatismo, una varietà di colori incredibile. Qui abbiamo delle italiane, quindi Elisabetta Marchionni, che forse è il cognome del marito, e nativa di Rovigo, e non sappiamo per certe le date di nascita e di morte, orientativamente insomma è vissuta a cavallo tra il 600 e il 700, e sappiamo però per certo che non ha mai lasciato la sua città, Rovigo. E c'è uno storico locale che di lei ha detto che tutte le case di aristocratici, di ricche di Rovigo possedevano almeno una delle sue opere. Quindi questo sta a dimostrare come insomma, avesse grande successo. E la Margherita Caffi, anche lei insomma, in questo filone del rococò qui, sono rosete, è un roseto vicino ad una fontana, e c'è proprio una freschezza in questo bouquet di fiori. Vedete queste sciabolate di bianco nelle rose, che danno ancora più luce e sensazione di fresco. E Marchionni ebbe di Scusate, Caffi ebbe anche una scuola a Milano che trasmise appunto la sua perizia, la sua esperienza, e guardate anche la pennellata sciolta e il ricco cromatismo. Andiamo poi ad un'americana, Mary Austin Oliver, no? E qui abbiamo questo bouquet di rose poggiate sul tavolo, con qualche petalo che viene distribuito sul tavolo. Guardate questa cromia rosa e rosso con le foglie verdi. E qui Alice Brown Chittenden, anche lei americana, attiva a San Francisco. E Chittenden è stata, diciamo, in America la principale pittrice di fiori. E ha dipinto in California, è stata molto in California, dove si è interessata ai fiori selvatici, e quindi oltre alle rose ha dipinto una grandissima varietà di fiori, soprattutto quelli del deserto californiano. E qui abbiamo la sua firma, vedete? Poi rimaniamo in America e andiamo ad un artista canadese. Queste rose, un bouquet di rose che stanno per essere messe in questo bicchiere con l'acqua, sono ancora fresche, si rispecchiano, vedete, sul lucido del tavolo. E poi Katharina Klein, che era una vera appassionata di rose, ne ha fatte tantissime, ed era un'artista molto, diciamo, non ha avuto molto successo perché è stata un po' bistrattata dalla critica, in quanto lei ha usato molto le cartoline, i manifesti, i calendari, cioè un genere d'arte molto commerciale, per cui è stata bistrattata per questo dalla critica. Però guardate la perizia, no, con cui lei ha dipinto le rose, no? E in tutti i modi, nei vasi, solamente con un ramo o una rosa solamente, quindi è stata veramente un'appassionata di rose e ne ha dipinte tantissime. Questa è un'italiana, Emilia Morgari Ingarano, no? Anche qui bouquet di rose in un vaso.
torinese lei. E poi abbiamo Giorgio O'Keeffe. Giorgio O'Keeffe era una precisionista, come molti di voi sapranno, e le sue rose sono molto analizzate proprio nel dettaglio. Molto spesso sono rose bianche. Guardate questa rosa gigantesca che occupa quasi tutto il dipinto. E poi la grandissima Frida Kahlo, che di rose si adornava, no? Alla maniera messicana. Lei aveva molto a cuore il folklore, il costume messicano, e quindi usava addobbarsi anche i capelli con tantissime rose. Qui abbiamo appunto delle fotografie, ma anche un suo autoritratto dove abbondano le rose. E questa è Anne Cotterill. Anne Cotterill, anche lei ha fatto tantissimi dipinti di rose e traeva ispirazione dal suo giardino. Aveva un giardino dove coltivava personalmente e dai fiori che spuntavano nel suo giardino e che lei coltivava, prendeva ispirazione. Guardate che freschezza questi bouquet di rosa, in anfore, in ciotole di ceramica, in una caraffa di acciaio, cioè veramente una ricchezza incredibile di impostazioni, di tipologie, ma tutte con questo soggetto preferito. Ci avviciniamo ai tempi moderni. Questa è Linda Albass, no? Che fa veramente un trionfo, queste rose persiane su un tappeto persiano, mentre il dipinto a sinistra è molto più rigoroso, molto più definito, no? Nella sua forma. E questo ha una cromia più calda, quella a destra ha una cromia più calda, più fascinosa, mentre il dipinto a sinistra ha una cromia più fredda. E poi mi piace concludere, sono artiste moderne, ancora viventi queste, e questa è Fabiola Aliaga che ha dipinto queste rose arancio. Mi auguro che vi sia piaciuto questo excursus veloce di artiste dipittrici e noi abbiamo fatto anche dei pannelli su queste artiste e purtroppo se la visione di questi pannelli è solo virtuale, non so se Maria Pia se si possono vedere anche virtualmente questi pannelli. Comunque, insomma, un po' ve li ho spiegati io in questo piccolo e breve video. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e per la cortesia.